Andiamo a fare i contenuti del livello 50, così li vediamo, così vediamo un po' come inizia questo endgame, cosa si fa, come si parte. Andiamo a fare i dungeon, il server è torrent. Eccoci, devo cliccare sui piedini? Sì. Piedini? Pierini? Piedini. 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 Ah, ma questo è facile, non è quello delle pecore. No, è quello delle pecore questo. Ah, ma è un boss? Questo non è semplicissimo. A chi tu? Aspetta, devo switchare. Bello. Ci spiegate le meccaniche? Sì, quando arriviamo ve le spieghiamo. Ah, perché diciamo non è che... lui? No. Diciamo che ci vorrà almeno 2-3 try per capire le cose, perché vanno fatte veramente alla perfezione. Sono pronti e gagliardi. Devi mettere con 2 Z, Alexis. Non la voglio io la chiave. Cos'è? No, neanche io. La prendo io. Cos'è? Che serve? Non so. Ah, ma abbiamo Dela come DPS? Sì. Vela. Eccolo. Pull lever. No, sono rimasto giù. È vero? Ami tuoi. Bombe di merda. Vabbè. Cercate di non esplodere. Vado a prendere gli altri. Incastrato. Pensare, io ho esattamente una cura. Quindi fai tutto. Vai sereno, ne ho 6.000. Il mio 4. Ecco, come sparo un numero più grande? 10.000. Avete skill che pushano? No? Ti serve una catena? Ti serve? No, ce l'ho la catena. No, era per portare giù dal ponte, facciamo prima. Ma col ponte? Stai scherzando? Non stai scherzando? Intruders! Ma va, cagherba. No! Metto le bombe. Ma non puoi, non riesci a mobbare? Stanno tutti fermi. Mi sono portati qua, questo ci ho io. Che è? Credo stiamo mobbando. Venghino. Io con la mia classe single target che vedo questa cosa. Della Croix? Come è morto Della Croix? Sono diventato una pecora e sono le scuole. Ma in che senso? È la meccanica... dopo ve la si spiega. Come è diventato una pecora e sono le scuole? Allora, venite qua, focussate a questo qua che ho io. Fate T per averlo sotto focus nostro. Ok. Sarebbe stato interessante sapere come diventavo e perché una pecora. Allora... Ecco, tipo ora c'è una pecora, ti devi avvicinare a qualcuno. Avvicinati. Esatto, ti qualcuno in pecora. Guarda, questo qualcuno gli dà la pecora. Finché non muore lo shift. Vabbè, aspetta, ora sì, ammazziamo questo. Finché non muore lo shift, ti va sul cerchio. La pronta l'abbiamo disintegrato lo shift, non sapevo che ci fosse qua. Ho avuto un momento di panico. Ma questo tanto? Niente, questo tanto. Aia. Playman l'aggro? Aggro col leader DPS, che è... Lui ha insultato sia il tank che gli altri DPS, incredibile. Ma siete una gilda tossica, eh? Io mi sento l'unica non insultata, anche infatti. Voi avete tutti quanti ruoli in Io ho seguito tutte le chiamate, la gilda non è tossica, bla bla bla. Il primo dungeon che ho fatto... Abbiamo baitato. J-baited. Spieghiamo la pecora. Questo ce l'abbiamo già davanti, mi sa, con il boss con lo shapeshifter, no? Cos'è qua F? Siamo sto insolito. Vabbè, la meccanica dello shapeshifter, praticamente quando c'è il mob che si chiama proprio shapeshifter, trasforma uno di noi in una pecora. Dovete avvicinarvi ad un altro del party per passare la pecora a quel compagno. È così in loop fino a quando non ammazziamo lo shapeshifter. Nel posto in cui muore uno rimane pecora, sì. Uno rimane pecora, però lo dovete passare tra di voi, sennò esplodete e venite one shottati. Va bene. Quindi ci passiamo la pecora finché non muore lo shape. Esatto. Quando muore lo shape, lascia sotto di lui un cerchio azzurro. L'ultimo che ha la pecora va nel cerchio per toglierselo. Roger. Considerate questa meccanica della pecora la versione semplice della meccanica del boss. Esatto. Quindi fateci confidenza. Se premete la T
in automatico vi targetta quello che sto targettando io, comunque quello più primario del party, così almeno evitate di fare danno all'arciere che poi non posso aggrare per tutta l'altra parte del mondo. Ancora non me lo picchiate, picchiatemi croce, picchiatemelo, tirategli tanti schiaffazzi così. Sarà fatta. Sì, è molto gentile. Sarà fatta, grazie. Riportatemelo giù ferito. Prego, no, non c'è, dai, problema. Io non la faccio. Tornerà piagnucolante dicendo che siamo una gilda tossica. Mi raccomando, no, ma lo sappiamo già. Deve piangere lacrime rosse. Perché è il boss questo? È il boss questo? Perché deve piangere sangue. No, cheater, oh no. C'è una pecora, qualcuno che ferisce. Vai. Passatevi la pecora, non esplodete. No, ce la passiamo fra di noi, guarda, siamo qua. State vicini, raga, state qua che così vi metto le cure sotto e ci passiamo sta pecora. Lo scepe è morto, levatevi la pecora. Se non correte in giro impazziti. Ma questo è il boss? No, è solo un'elite. Ah, il mini? No, questo è l'elite, poi c'è il mini boss e poi c'è il boss. C'è lo shapeshifter di nuovo, quindi... Eccolo. Siamo qua. Shish. Passatevi la pecora. Fate T per targettare tutti lo stesso. Facciamo l'elite. C'è un altro shapeshifter, ma dovrebbe morire adesso. No, quello non dovrebbe dare la pecora. Perché non vuole vedere la perché... perché l'ho fatto solo il primo a ti trasformo. Quanti di noi hanno Art CC nel kit? Io uno. Scusa? Chi? Chi ne ha uno? Toon, Bill, Knockup. Cos'è Art CC? Qualsiasi Art CC che sia Toon, spostamento. Esatto. Ah, i CC, scusami. Ah, il crowd control, CC. Capito, arancini CC, che cos'è un arancini? CC, c'è gli arancini. Sì, comunque io li sto usando io i CC. Snare, sto usando debuff, sto usando roba. No, servono hard CC. C'ho la tomba CC non ne ho. C'ho il ghiacciolo di hard CC li avete voi ad area, io qua c'è la pagina. Qua possiamo anche skipparli, possiamo di qua. Aspetta, dov'è la pagina? Destra. Qua. Davanti. Io c'ho la tomba di ieri. Sì, in alcuni giochi come distinzione per i CC. Io ho sempre chiamati CC e basta. Considera che qua servono quelli appunto hard perché ci saranno servono gli armi. Che si mettono uno scudo a vicenda e l'unico modo per danneggiarli è stannarli insieme. Ma quello era quel gioco tanto che aveva le stack di CC, dovevi toglierle per poi stunnare il mo. Era lo Star. Lo stack. Ma nessuno di noi ha degli stun? Panico ne ha uno. Io ne ho più di uno. Perché... Sì, il mio è Shackle. Io ho Shackle e poi ho il marchio. Shackle. Ecco, vedete? Gli stiamo facendo zero danni. Dobbiamo stannare lo Shadow Mancer oppure buttarlo di sotto. Non serve, ve lo butto di sotto. Meraviglioso. Mamma mia. Cioè non ha fatto in tempo a finire di dire raga vedete non gli facciamo danno. Ho buttato giù dal Pontos. Per quelli aspetta che magari abbiamo qualcuno qua sul Pontos. Porca Eva mi sembra dall'esplosione. C'è la vendetta di panico di quando lui spiegava le meccaniche l'altro giorno e stavamo cazzeggiando con le morfe. Esatto. Quindi devo stunnarlo? Quello, sì. Subito? Siamo CC sul Mancer, ok. L'ho stunnato. Altrimenti non piglia danno. Lui è morto. Questo qua è il boss più idiota della storia, però... Facciamo sempre tempo a fare questo, ho capito bene. Dei tizi del party. Non abbiamo neanche uno spadone, signore, solo tu ce l'hai. Il spadone arriva. Il spadone. Però da quando ho iniziato a giocare non ho mai fatto un dungeon con un tank o un eroe. Come no? È il tuo primo? No, ma
Questo pezzo guarda, sì, ma gli altri tanto sono tutti quanti senza tank e senza aim. Manca, non c'eravamo noi. Questi qui, aspetta, prima non erano andati sul fuoco. Oh, che palle. Vieni qua. Ho fatto il trade. Scusi, signor shapeshifter, vieni qua. Proprio là. Pecora. Se quando... La pecora nel cerchio blu? Quando siete pecore, se belate vi toglie il CC. Ah sì? Ma proprio in Discord? Ti farebbe... Sì, su Discord. Sì, sì, in vocale. Vocale del gioco. Ok. Prendete la pagina da qua. Prenderò questa. Questi qua, l'unica meccanica è farli CC insieme, basta. Ma il link? Uno... Subito? Sì, sì, tutti e due insieme allo stesso... Tutti e due, dobbiamo fare CC su entrambi. Quindi, chi è che hard CC abbiamo detto? Io, vai. Ok, allora mettiti allora... su quello di sinistra. Esatto. Sì, sì. Lo devo far col teleport, quindi va bene anche da qua. E al mio 3 vediamo il CC. Ok, esatto. Anche se avete soft CC, venite, magari qualcosa date una mano. Esatto. Vai, quando volete. Intanto Dario che sta attaccando. Vai, vai, per 0 gli fai danno. Siamo pronti. Pensavo che partisse da sola quella. Vai, 3, 2. Di doverla lanciare io. 1. Vai, colpitene uno. Ok, vediamo rifullati il CC che andiamo. No, c'ho 20 secondi. Ci aspettiamo aspettiamo. Perché qualcuno ha fatto danno a sinistra. Quello mio l'ho quasi shottato. Dimmi quando ci sei. Quello 5. Nostro. Il no. 4, 2, 1. Vai, dimmi tu. 1, 2, 3, vai. Zero. Però ha funzionato. Incredibile. Nice. Abbiamo sbeccato un piccione. Vero. Mannaggia sto fuoco. E mo? Mo che esce il boss? Mo è finito, possiamo andare via. No, ora dobbiamo andare da qua al boss. Se li metti nelle bombe, non esplode. Non pigliano. Sono sì, caduto io. Adesso aiuto lui. Giù in questo modo. Non c'è manco una F. Destino è segnato. Dovrebbe essere un problema questo. Più che altro muoio. A dire proprio di sì. Prova su. Puoi teletrasportarti su me. In game ovviamente. Non lo so. Dove sei? Sotto di voi. Ma guarda che c'è la palla qua. Su... C'è la palla del rasquito. È come mi ammazzo. Buttati giù nel fuoco. Sarà un modo, no. Buttati di sotto. Sono già di sotto. Ma più sotto, non puoi buttare più di sotto. Guardate il passo. Non c'è zero, vai. Ti sei buttato sotto nell'acqua. Guardalo sotto il Pontus. Dovete fare. Dovete stannare le sue domande. Ma se faccio escape funziona? Non lo so. Si prova a uscire. Provo l'escape, almeno vogliamo sapere. I mobili avete ammazzati almeno? Sì, siamo ammazzati. Sì, sì. Quel coso rosso si schiva saltando comunque. Oh! Non lo so. Ho fatto io. Ho sbagliato, non ho caricato. Oh no, mi ha riportato qui. Mi sa che devi riuscire a rientrare. Funziona molto bene. Questo qui c'ha almeno 3 fasi. Allora, appena iniziamo adesso, ci inizia a tirare una roba infinita di danni. Fa subito il parry. Quindi dovete fare subito parry. Okay. Poi ci fa cadere delle meteore addosso. Se siete voi targettati dalle meteore, ve ne accorgete che avete un'area arancione intorno. Appena ce l'avete, state fermi un secondo, poi vi spostate in modo che la meteora cade lì e voi non ve la prendiate sulla testa. Dopo prima fa un altro parry. Sì, sì, prima che arrivi. Lo vedete perché è una certa l'area che avete intorno. All'inizio vi segue, poi si fermano. Appena si ferma, voi vi allontanate e la meteora finisce lì. Dopo fa il secondo parry. Dopo fa un AOE, praticamente fa un campo di forza che prima attira lui e poi lo sprigiona. Quando vedete che c'è dell'area arancione che va da fuori verso l'interno, dovete già saltare, perché poi fa un AOE che parte da lui e investe noi e ci fa un botto di danno. Ok. Perché dopo di voi vi sciotta. Cerco di chiamarvela, però appena vedete l'arancione intorno a lui,
è lui che sta per saltare. Dovete saltare anche voi. Saltiamo. Poi moriremo sicuramente terzo... le prime volte qui. Poi farà un terzo parry. Fa di nuovo le meteore. E questa è la fase 1. Ok. Quindi parry, meteore, parry, lo stomps, che è quello che dovete saltare. Parry di nuovo, meteore e fine fase 1. È già fatta, secondo me non ci arriverete. Proviamo. Sono solo dei normal pattern. Proviamo. Dai, proviamo, poi almeno vedete già lo stomp. Esatto, proviamo già la prima fase. Esatto. Ok. Quindi wipiamo apposta dopo sto giro, perché il resto non wipiamo apposta, però proviamo. No. Sì, vabbè, wiperemo perché le altre meccaniche non le sanno, però... Spero faccia prima la pecora per ridere, allora. Ti fa ridere le pecore? Mi fa ridere quello che succederà se fa le pecore come prima. Certo, perché sono cattive le pecore. Molto. Sono cattivissime. Meteora. Avete visto la vede delle meteore? Sì. Parry di nuovo. Non l'ho preso. Saltate ora. No, non è questo. Saltate. Ah, già lo shapeshifter ha fatto. Sì. Che cazzo devo fare quindi? Qui dovreste venire verso di me. Uno di me che si prende la pecora. Presa. Ok. C'è la Sara. Togliete la pecora da Sara. Sono qua perché devo evitare anche l'area qua, se no mi stunna. Questa è la fa in fase di sì. Già l'ha fatta. Beh, siete tutti morti. Ok. Allora, vai, se si finisce sul rosso ti stucca a terra praticamente. Vai. Allora, quando fa quella cosa lì, se vedete ci sono tre cerchi di fuoco. Mm-hmm. Noi dobbiamo riuscire a far uscire la pecora senza saltare, perché chi è pecora non può saltare. Esatto. Quindi gli altri dobbiamo passare. Esatto. Okay. Allora, praticamente si divide in due a seconda dei pilastri che dobbiamo triggerare. Avviciniamoci di nuovo. Sì, infatti non mi faceva saltare. Allora, vedete questi pilastri qua? Diventano due rossi e due blu. Fa sempre due meccaniche. Sempre agli opposti. Questi cerchi qua, come avete visto prima, c'è il fuoco di mezzo. Se ci andate sopra, vi stunna il fuoco, oltre che prendere danno. Quindi rimanete bloccati lì. Se fa la meccanica dello shapeshifter, Ferx, chiama tu il numero. Allora, i numeri del party 1, 2, 3, se fa la meccanica... No, aspetta, shapeshifter no, niente, come non detto. Vai, continua. È l'altra. Allora, esatto. Perché lo shapeshifter lo dobbiamo vedere dove poppa. A seconda di dove poppa lo shapeshifter, vi si chiama il numero e dobbiamo andare là. Però il problema qual è? Lui mette la pecora su quello più vicino, quindi sono io. Io che faccio? Mi avvicino trigger, no? No, non lo so. Io sarò qua, sarò trasformato in pecora. Facciamo conto che lo shapeshifter sta qua sul 4. Io che faccio? Mi avvicino qui al bordino. Uno di voi, esatto Dario, sta fermo lì. Il primo prende la pecora. Il primo idealmente dovrebbe farlo Lilier, in modo che i DPS possano andare. Il primo lo dovrebbe fare Sara. Quindi dov'è Sara? Sara, vieni qua. Mettiti dove è Dario. Ma infatti okay. Era dove ero prima alla fine. Io avrò la pecora. Io la passo a Sara. Sara, tu... E salto il fuoco. Sara, tu ti fermi qui dove è Dario. Un DPS deve stare qui dall'altra parte del fuoco, togliere la pecora a Sara. Il DPS con la pecora si mette qui e l'altro DPS toglie la pecora al DPS che ha la pecora attualmente. Siamo tipo una catena. Tutti gli altri dobbiamo fare il chain. Tutti gli altri nel frattempo dovete ammazzare lo shapeshifter. Quando lo shapeshifter muore ci sta sempre il cerchio rosso. Il cerchio blu per terra per togliersi la pecora. Noi man mano chi è dentro, quindi a partire da me, poi Sara, poi non so chi sarà il terzo, o vieni tu Dario. Man mano che ci switchiamo la pecora dobbiamo uscire, perché poi farà la OE quanto tutta l'arena e quella ci sciotta, quindi io do la pecora a Sara e me ne vado fuori a fare lo shapeshifter. Sara dà la pecora a Dario e va fuori pure lei, fino a quando siamo tutti fuori. Ok. Altrimenti occhio a non saltare fuoco. Quindi tu che sei la prima Sara, questa è la distanza, ti avvicini qua. Quindi tu devi stare più o meno qua. Tu stai esatto. Qui. Quindi qua sei a range qua, di prendere salto. La pecora. Quindi tu... No. Tu devi stare qua dove sto io. La sto qua, la tu prendo e basta. Qua. Prendi la pecora, ti giri e ti metti qui. E mi metto qua. Una volta che me la tolgono, poi vado via. Esatto. Dario sarà qui, toglie la pecora a te e si mette qui. Va bene. Il quarto... Dela, fallo te. Il quarto, togli la pecora a Dario. E poi tutti, man mano che ci togliamo la pecora, tutti dallo shapeshifter. La pecora, ovviamente... Una sola volta. Quindi... Ovviamente non può saltare, quindi io una volta che ho la pecora sono bloccato qui. E la prendo io. Esatto.
occhio a non stare sul fuoco. Chi lascia la pecora non può essere il successivo a prenderla. Quindi io do la pecora a Sara, poi per forza gliela deve togliere un altro. Certo, poi io mi avvicino qui, qualcuno me la prende. Perché altrimenti, esatto, altrimenti il cooldown che ha Sara non si resetta. Io me lo prendo e non faccio in tempo a esplodere. Ok. Ok. Se non fa questa meccanica, fa la meccanica del fuoco. Che è quella difficile. Chiamiamo i numeri. Questa era la facile. Mm-hmm. Sì, questa era facile. Dobbiamo chiamare i numeri. Su due dei quattro pilastri compare, bisogna premere la F per togliere il fuoco. Quindi adesso mo ci gestiamo i numeri. Non appena vedete le leve, vi chiamiamo i numeri. Comunque sono i rossi, il fuoco, sì. Sui pilastri rossi saranno due rossi e due blu. Noi dobbiamo andare sui due blu. Ci dobbiamo dividere. Ci dobbiamo dividere e premere F il prima possibile. Perché poi dobbiamo comunque allontanarci da qua. Qua sarà pieno di fuoco e saremo bloccati. Alcuni di noi saranno bloccati qui. Quindi quelli più ranged devono switcharsi e andare a togliere subito il fuoco dai pilastri rossi. Alcuni di noi saranno bloccati qui. E perché proprio panico? E io sarò bloccato qui. Sì, quindi per non farmi morire, dovete subito togliere i pilastri rossi. Esatto, mi togliete il fuoco. Come sempre non dobbiamo stare all'interno dell'arena. Quindi il prima possibile, non appena ci possiamo muovere, via, perché io sarò stunnato qui. Se voi non fate la meccanica, io sto qua stunnato, non posso muovermi. Va bene. Quando mi chiamate, che i pilastri sono stati fatti, quindi avete fatto almeno uno, almeno uno di voi ha fatto F su entrambi i pilastri, tutti ci potremo, io poi in primis potrò muovermi e andare fuori. Due cose di questa meccanica: è veramente da fare al millimetro, se no panico muore, perché non ha il tempo di scappare dal centro. Quindi appena... i ranged... Facciamo i numeri dall'1, 2, 3, quindi io, Ferx e Dario, prendiamo i pilastri 1 e 2, ci muoviamo in quella direzione lì. Quindi tu, Dario, devi vedere, avrai uno rosso che sarà o l'1 o il 2. Uno dei tuoi deve essere tuo, ignora gli altri, il 3 e il 4. Mm-hmm. Ok? Mentre Dela, Vile e Sara vi gestite il pilastro 3 e 4. Bene. Quindi mettetevi più da quel lato. Nella fase 3 farà le stesse meccaniche, però il fuoco sarà ancora di più. Quindi oltre ad avere i cerchi, magari questa zona qui dove sto io qua sarà piena di fuoco. Quindi noi per arrivare al pilastro 2 dovremmo fare saltare, fare tutto il giro per arrivare. Dobbiamo essere ancora più veloci. Quindi è importante che i ranged non stiano almeno, stiano almeno nel terzo cerchio per arrivare il prima possibile. Se no, come sempre, okay. Io rimango Sara, bloccato qua. Ma tanto ci grabba tutti al centro quando fa quella meccanica, quindi partiamo tutti dal centro. Sì, io, Ferx e Dario, pilastri 1-2. Sara, Vile e Dela, pilastri 3-4. Io sto qua sul ogni 3. Volta che sta per iniziare la meccanica, lui ci gruppa tutti a lui. Quindi partiamo quindi tutti da qua. Ci butterà qua, tutti qua. Mi raccomando, salta. Muovervi già nella vostra direzione giusta. Ok. Un'altra cosa, quando si fa questa meccanica, diciamo, da fare al millimetro, fa anche le meteore. Se correte sul coso da premere F e avete la meteora che vi sta per piovere in testa e vi spostate, al 100% panico muore. Ah. Quindi anche lì, o vi tangate la meteora, o se vi spostate sappiate che la vita chiamatevi di panico la meteora, o se vedete voi, perché teoricamente ci andrete due per ogni pilastro, perché ve lo siete tre persone per due pilastri, quindi uno dei due è quello da triggerare. Quindi almeno in due ci devono andare. Se uno dei due pilastri ha le meteore addosso, lo chiama e si allontana, in modo che quello senza meteore arriva. Se poi vedete che è troppo late, non ci sta arrivando, cercate di tankarvi la meteora, ma al massimo vi tiro io poi gli scudi. Sì, tankatevi la meteora, l'importante cure. È che tenete me vivo, altrimenti perdete il tempo. Sì, vabbè, ora proviamo, ora l'importante è che vedete lo stomps, vedete ora l'area arancione, in modo che saltate a tempo. Mamma. Buono. Ferri. Meteore addosso, scansatevi. Ma Lu, non ti stendere sulla testa. 2, 2, 2. Ok. 2 per lo shapeshifter, 2. Sarà lo shapeshifter. Sì, appena qua, posso muovermi te la passo. Nice. Andate sul 2, amici. Andate togliete sul la pecora a Sara. Togliete la pecora a Sara. Io sono stunnato. E io non posso saltare, quindi... I DPS non sono nati sul 2, quindi ora probabilmente moriremo. Venite qua. Uno io che sono venuta sul 2, però. Allora, vai.
Niente, comunque wipe. Allora, questa è la meccanica. Quando spawnano i shifter, io chiamo o due o quattro, chiamo un numero, dobbiamo andare tutti su quel numero. A prescindere, questo mi deve avanzare. Vabbè, a prescindere, non state sui cerchi più scuri, cioè qua dove sono io, cercate di non stare mai, perché appena compare il fuoco, visto che già due di voi erano già stunnati, ancora prima di iniziare la meccanica. Allora, per lo Stomps hai detto che dobbiamo solo saltare. Allora, lo Stomps, io sì, è la meccanica, dovete solo saltare. Il problema è saltare al tempo giusto. Esatto. Lo vedete perché parte un'aura arancione, prima dall'esterno verso l'interno, quindi sotto al boss. Poi dal boss esplode in tutta la mappa. Prima che l'area arriva al boss, quindi già prima, appena la vedete voi, già saltate, perché è velocissima. Una volta che l'aura arancione arriva sotto al boss, è già troppo tardi per saltare. 100-100 vi prende. Comunque, raga, ho notato, cioè, in forma shapeshifter si salta di più. Se può esservi utile come informazione. Anche se anche da umani ho notato che tranquillamente lo si riesce siete a saltare. Siete anche più veloci, quindi se non vi sentite confident, usate. Esatto, shapeshifter. Poi consumate stamina. Sì, stavo testando se prima. Non giocate su questi cerchi qua. Sui cerchi scuri non dovete stare, a prescindere. Perché appena inizia una delle due meccaniche, questi cerchi comunque saranno di fuoco. Siccome ho visto già due di voi che erano stunnati ancora prima. Sì, io ero stunnato. Ok, riproviamo. Ci siamo tutti? Yep. Interessa che vediate lo Stomps, quindi cerchiamo di fare una meccanica buona così vedete tutti lo Stomps. Gli stiamo facendo troppi danni, non riesce a fare lo Stomp. Non mi ammazza questo Stomp. Perry? Mi ha preso. Meteore, spostatevi. 2-2, venite sul 2 DPS. No, ma appena mi muovo te la passo. E si va verso il 2, Sara. Prendi la pecora. DPS dovete venire sul 2. Ok. Dario, togli la pecora a Sara. Non la Dario. Ma non la. Sì, togliete la pecora a Dario, togliete la pecora a Dario. Raga, la pecora di Dario. Dario fuori da cerchio, Dario fuori da cerchio. Ok, ero slowato. Allora facciamo wipe perché dobbiamo vedere un'altra cosa. Allora quando lui fa questa cosa e appunto chiamo il 2 dovete uscire tutti a picchiare, non dovete stare lì in fila a prendere la pecora. La pecora si va a prendere quando vi chiamano. Quando fa meccaniche Dario ignora il boss. No, ma lo l'avevi ignorato, ero ridato. Dai, prendete la meteora. Let's try again. Allora, quando fa la meccanica, soprattutto della pecora, visto che ce li siamo chiamati, perché vedo che Sara si mette bene, magari Sara mettiti, cioè mettiti dove ti metti di solito, però a seconda del numero, cioè se ti chiamiamo 2, ti metti sempre qui, però indirizzata verso il 2, quindi va non bene, ti metti dall'altra bene. Parte. Mi metto io tutti e tre lei devono venire con me a fare danno. Quando sta iniziando la meccanica, che lo vedete perché ci gruppa tutti a lui, tu Dario, ti metti subito qua. Nel terzo cerchio, perché ho visto che hai tolto la pecora a Sara, però tu sei rimasto comunque nel secondo cerchio. Abbiamo sprecato un DPS così. Esatto, abbiamo sprecato un DPS così, cioè abbiamo perso una persona per togliere la pecora sullo stesso cerchio. Ok. Vi ricordo 1 2 3 del party numeri 1 e 2, 3 4 5 4 5 6 numeri 3 e 4 per l'altra meccanica. Quindi come sto io adesso, Sara e Dario, esatto, dovete giocare sulla mia e state attento dove state voi. Mentre tu Ferx gioca più là. Perry. Meteor, spostatevi. 2 2. Appena mi muovo ti do la pecora. Prendila. Qua. Dario, togli la pecora a Sara. Raga. Troppo lontana, troppo lontana. Sara, via. Sara, via dal cerchio. Sara, devi uscire. Shit, sono rimasto. Sara ha preso il fuoco. Via. Ok, questa era una. L'abbiamo fatta. Questa era una. Però ripete la prima parte. Fine meccanica, lui si stun. Allora, io che sono messo nel cosa, non serve Della che prende la mia. Che non c'è il fuoco nell'ultimo. Sì, poi ve la giuro. Perry? Non fai sto Stomps? No. Io sto saltando a caso, perché ho paura. C'è l'ansia. Perry? Porca, io ogni volta che carico una skill. Salto. Ah, too late. L'avete visto? Però come ho resistito? L'ho visto, ma non ho fatto. Della, sei dalla parte opposta delle cure, comunque. Sì, no, infatti faccio una fatica a prenderti.
fuoco, 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 fuoco. Come prima? No, questa è quella del fuoco, dovete... Questa è quella del fuoco, dovete andare a premere F sul... Fatto due, due, ah, fatto, che ti ha segnato. L'ho fatto, cerca farlo dall'altro già, lato. Il 4 non è il 5. Ah, lo Storms. No, 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 qua no, sono morto perché siamo stati... siete stati lenti a fare il, la meccanica. Quelli rossi, no? Si devono si deve schiacciare. Bisogna essere in due o anche in uno? No, no, basta, il basta uno dei due. Il problema è che ha tutto danno gratis. Ora farà una delle due meccaniche. Fuoco. Fuoco. Quindi sono dovete bloccato andare io, sto panico, sono bloccato io. Andiamo, wipe. Entrate dentro, wipe amo. Ah, avevo spento la fa... ma devono essere spenti entrambi. Sì, io mi ero bloccato, panico. Adesso rifarà le stesse meccaniche, però il fuoco sarà ancora di più, quindi anche i cerchi grandi avranno parti col fuoco. Quindi dovete stare attenti a come vi muovete. Faremo giri più lunghi, quindi dobbiamo essere più veloci. Perry. Oh, ma ne prendi... Saltate. Tutto mi sto tankando! Sì, perché si Meteore, via. Si può assorbire con lo scudo. Sì, ma non volevo tankarlo. Due. Meccanica. Due. E due. Ho visto quattro. E via. Sara, pecora, Sara. Sara! Ah, scusa, mi ripartiva la pecora! Ok, via, via, via. Togliete la pecora. L'ho presa io, prendete... fuori, sono fuori, sul fuoco, fuori, ma, fuori. Ma lo tanco. Appena puoi, vai, 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 sì, sì, via. Sì. Non avevo capito che ripartiva. Le riparo. Sì, sì, le parte in loop, le fa in loop. Poi le fa ancora con più fuoco. Comunque abbiamo visto tutte le meccaniche. Dovete vedere solo le stesse meccaniche ma con più fuoco. È l'unica cosa che più fuoco, sì! Perdi. Sempre più fuoco. All fire. Meteore, via. No. Preso bravissima, me la son presa in testa. Perdi ancora. Morirò. Sara, il perdi. Saltate. Sì, scusate. Stavo curando. Perry. Meteore, via. Ora farò la meccanica di spegnere le fiamme. Ora vedete il fuoco? Oddio. Sono io rosso, sono io rosso, panico. Sì, lo io vedo. Rosso. Nessuno è andato al 3. Dovete andare sul numero che corro, abbiamo detto. Corro, 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 corro. Ah, sono morto. Spento, forse no? Grande! Ah, peccato. No, questa meccanica è proprio al pixel, bisogna... Sì. Essere... Io mi addormento sullo stomp. Perry ancora. Niente. È che io guardo le vostre vite, raga. Cioè, mi... Sto facendo 600 cose. Quando ti chiamo Perry, tu lascia perdere che le cure... Qualche cura ce l'ho. Sara, sai che puoi spostare sono le barre lontano, del party. 2, 2, 2, 2. Verso il 2. Non me la tiltate. Tinto perché... Vai, basta. Tinto perché sono lì che guardo le vite e nel frattempo devo fare tutte le meccaniche. Proprio vita da healer. Perry, quando ti chiamo Perry, tu premi Q. Lo so, è che nel frattempo devo anche curare la gente che sta morendo. Ok, no, Sara, così non devi vedere il cerchio viola. Quando te lo chiamo tu... Sara, sposta le vite del party in una posizione comoda, no? Così lì sono effettivamente scomodo. Perry. Ragazzi, l'evento di Gilda lo facciamo? Faccio finire sta roba qua. Perry. Niente, io non... Saltate. Sto tankando tutte le meccaniche. Perry. Meteore, via. Fuoco, 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 al doppio fuoco. L'ho bloccata io. Un motivo? Fatto 4. 4 fatto. Via, 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 sì, tutti fuori, fuori, tutti usare il morfe fuori. Dai che viva, dai che viva. Dai. Bravissimi. Meniamo il boss. Ho tirato l'ulti per sbaglio. Mi ricordo che vi potete pure trasformare, abusatene perché tanto. Ora ricordatevi che anche a terra ci saranno le forze, anche tu Sara, quando sei pecora. Puoi guardare anche la zona grigia. Via delle meteore, via delle meteore. Perry.
saltate. Via dalla meteora. Uno. No, come uno? Non c'è il due. Sono in tre bloccati qua. Non passarla. Togliete la pecora. Ma sono bloccata sul fuoco, non me la possono togliere. Vieni fuori, Sara. Sara, tu vieni fuori, Sara. Vengo. È solo un caso che ci esca sempre sul 2. Vi dicevo, possono essere a coppia in qualsiasi... Vabbè, ce la potete fare, perché vuole solo un shot. Pecora... No, la prossima... No, se ci fa la pecora in 3, come ce l'ha fatto? Io non posso difendermi. La prossima è cliccare totem. Sì, è vero. Però uno viene stunnato e l'altro no, quindi non ce la possono fare. Però adesso non devo curare nessuno, quindi posso farti tutti i perri. Fa solo danno, perché non possiamo fare nessuno danno. Danno. Perri. Ma il perri, se non devo guardare... La prima meccanica, salta. La prima meccanica, siamo morti. Allora, no. Perri. Comunque non avete attivato tutti i food. Tutti? Via delle meteore, so. I food, per fare più danno. Siamo morti. Perché dobbiamo andare a due? Ma uno di noi è bloccato. Devi fare tutti e due i rossi, ma io muoio a prescindere. No, sono bloccata qua. Dai, un altro try. È che non mi ammazza. No, non ci arrivo, ragazzi. Mi spiace. Considerando che è il primo boss. Considerando le meccaniche, sono molto pentita di aver fatto l'healer. il Perry su un MMO è da stronzi, raga. A me piace un sacco. No, io la odio come cosa, è da proprio da stronzi. Mi piace perché non sei healer. È possibile. Perry. Però... Oh, l'arco. 50 e 50, dai. Dai. Via dalle meteore. Due. Ecco, raggiungo. Due. Arrivo, chi è questo? Ce l'ho io. Via dal cerchio. Ma a parte Sara, c'è qualcuno in parte che ti ha cure? Io ho sulla cure mana. Certo. Hai rotto il c***o. È due materie. Non lo dico più. Non ce l'ho con te. Tra poco fa il salto. Saltate. Curate Dela. Arriva. Perry. Via dalla materia. Non è possibile. Meccanica. Dispari. Sono io bloccato, andate. Mo spedio, andate. Uno fatto. Vai. Fatto, scappa. Fuori. C'è fuori. Un sacco di tempo, siete stati velocissimi. Sei una curetta, Sara. Perché preferisco farle ad aria, le singole le tengo per l'emergenza. No, se ce l'hai. Perry. Via dalle metelle. Perdi. Forse fa il salto. Saltate. So che ha curato Dela, ma bravo. Via dalle metalle. Per i capelli. Due. Agnello due. Ancora due. Doppio. Sara, aspetta. Sì, sono qua, sono qua. Bravo. Mette la pecora a Sara. Ti prendo. Fuori. Good job. Vi ridò un po' di mana. Perry. Via dalle meteore. Perry.
salto. Filmata. Curate Dela. Curo io, curo io. Ho tirato già la singola sul random. Dispari. Canta. È triplo qua. Io sono bloccato io. Qui è... Io sono all'uno dall'altro. Tre. Bloccato. Uno fatto. Vabbè, dovete fare il 3, dovete fare il 3. Riesco a muovermi! Bravissimo. Va bene, lì era viva. Bravo. Vabbè, grazie ragazzi. Ho rischiato. Nessuno di importante è morto. Ma ti sei bloccato sul fuoco? Perché no, ero stunnato io, ci cioè avete messo mezzo. Sì, tu eri quello stunnato. Scusa. Dai. Non accetto danno. Via dalle meteore. Perry. Salto. Ma io ho saltato, ma... Boh. No, è un fatto prendere. Via dalle meteore. Sai che c'era un pelo di delay, sì. Carica. La pecora ora? Pecora 2. Pecora 2. Tua, raga, togliete pecora, la pecora, Sara. Togliete la pecora, Sara. Via, tutti fuori. Ok, ora vi do un speed e lo andiamo a massacrare perché se rifà la meccanica. Pussate danno. Ma questo qua poi con i... Vediamo di non fargli fare l'altra meccanica. Con i random piangi questo. No, con i random questo non è fattibile, secondo me. Via dalle meteore. DPS. Via dalle meteore. DPS. Dai, che fa? Perry. Renditi conto, ti ho curato singolo e ho pure fatto il Perry mentre ti curavo singolo. Sei stata bravissima. Capito. Però droppiamo roba viola. Let's go. Tutto questo ho, e non posso neanche droppare. Ma che bello. Tutto questo e ho droppato uno spadone a due mani. Ma no. Sì. Io ho droppato uno spadone. Ho droppato uno spadone a due mani. Cazzo, Sara. Ho droppato uno spadone a due mani viola. Cosa che avevo già. Vabbè, raga, cambio classe. Non è un problema. Sì, però che cazzo. Sta roba che ti prendi le armi degli altri. Cioè, potevano farlo un roll sensato. Dai, bastava mettere un roll. Undead bonus damage. Wow, bello. Utilissimo. Quello, bello. Perché non gioco più. Range evasion. Questo è l'attributo per venderlo al market. Ma è un attributo range di merda. Range evasion lo metti a 200 come trade. Oh. Ma quindi finito? Basta? È finito. Ne volevi ancora? Basta. Era corto. No. Cioè, in senso, un boss. Volete andare a farmare Antenest? Vogliamo, cioè non c'erano 6 dungeon? Sì. Ah, le vuoi fare un altro? Così? No. Io...